Vuoi migliorare il benessere psicofisico della tua persona? Ho ciò che fa per te. Studio medico Dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipodren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, TECAR ultrasuoni, ionoforesi, TENS, laser, onde d'urto. Lo studio medico Dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51. Telefono 075 800 1608. ferronigino60@gmail.com. Amici carissimi dell'Umbria Verre di Giada, salve a tutti. Mi trovo presso lo studio di medicina estetica del dottor Gino Ferroni. Oggi come modella per la prevenzione della cellulite abbiamo Elena Pallini, campionessa di fitness e personal trainer, e il nostro fisioterapista, il dottor Mattia Pastorelli. Ora lascio la parola al dottor Gino Ferroni, prevenzione della cellulite. Grazie Giada, parlo di prevenzione perché fino a ad ora, in altre trasmissioni, ho parlato di terapia, trattamenti. Abbiamo fatto vedere la radiofrequenza, abbiamo fatto vedere le onde d'urto, però abbiamo parlato poco di prevenzione. È importante la prevenzione, perché prevenire significa curare, secondo me. E voglio dire che quando non c'è la cellulite, alcune volte ci sono degli atteggiamenti che delle ragazze, anche se fanno palestra, curano l'alimentazione, che fanno dei banalissimi errori e questo porta alla cellulite. Vi faccio subito vedere in pratica qual è uno dei principali errori. Elena, se puoi togliere, facciamo vedere. Allora, chiaramente Elena non ha la cellulite, però per il suo lavoro lei si trova a stare molto in piedi, si trova sugli autodromi a fare l'ombrellina, si chiama, e quindi chiaramente sta 5-6 ore in piedi. Quando fa delle manifestazioni, quando insegna, quando si trova con altre ragazze, usa il tacco alto, ma lo usa per ore. Stare in piedi con un tacco alto, il quadricipite femorale è continuamente contratto. Lei è geneticamente a posto, chiaramente, però questo muscolo è sempre contratto. Il muscolo della gamba è sempre contratto, produce l'acido lattico, una delle principali tossine, crea vasospasmo. Questo acido lattico è una tossina, col vasospasmo c'è meno ossigeno, vasospasmo dei vasi linfatici, i residui di queste sostanze acide rimangono in zona, creano un processo infiammatorio sugli adipociti e inizia a formarsi la cellulite. Basta a volte un semplice massaggio che ora Mattia Pastorelli farà vedere la semplicità per avere un'ottima prevenzione. Sdraiati pure, facciamo vedere la semplicità del trattamento. Trattamento chiaramente che può essere fatto in istituto con delle estetiste, può essere fatto con il fisioterapista, ma a volte anche a casa basta avere la mamma, la sorella e si recuperano molto i tempi. Ora parliamo nostro Mattia. Allora Mattia, ci spieghi un attimino cosa stiamo facendo? Sì, allora sto praticando il linfodrenaggio, sto cominciando dalla zona retromalleolare, che è la zona dove si accumula più liquido. Infatti, come ha detto appena adesso il dottor Ferroni, questa ragazza sta molto in piedi, quindi per la forza di gravità i liquidi tendono a scendere verso il basso. Quindi noi favoriamo questo processo di risalita della linfa, insomma, che con sé porta alcune tossine, che questo processo avverrebbe in maniera comunque del tutto naturale. Però noi favoriamo questo processo con questo trattamento manuale. Ora, avendo riempito i canali linfatici, promuoviamo la risalita della linfa verso la stazione linfonodale nel cavo popliteo. Quando riteniamo che la stazione linfonodale del cavo popliteo si è riempita, procediamo con lo svuotamento della stessa, sempre con delle manovre dolci ma decise, per svuotare completamente questa stazione. Poi, quando i canali, i dotti linfatici della coscia si sono riempiti, aiutiamo la risalita del liquido verso i canali inguinali, verso i dotti
linfatici inguinali, dove c'è un'altra importante stazione linfonodale dalla quale poi i liquidi linfatici risalgono verso l'addome e vengono smaltiti dal corpo. E scusa Mattia, ogni zona, adesso chiaramente è una dimostrazione, hai fatto in un minuto, ogni zona, per dire, se dovessi dividere i tempi, 5, 10, 15, 20, una ventina di minuti? Circa 10 minuti per zona, quindi 10 minuti sulla zona della gamba, 10 minuti sulla zona della coscia, quindi diciamo un trattamento di circa 30-40 minuti totali per entrambe gli arti inferiori. Ecco. Questo mi dicevi serve, l'acido lattico si elimina da solo, serve per eliminarlo più rapidamente possibile, quindi meno danno dalla parte acida delle tossine. Esatto. E permettiamo al corpo di smaltire queste tossine in una maniera più veloce. Velocizziamo quello che sarebbe comunque accaduto nel corpo, però accorciando i tempi di permanenza dell'acido lattico presso queste strutture del corpo, noi riduciamo gli effetti collaterali. Dovuti alla permanenza del tempo, diciamo, nella zona di queste sostanze tossiche. Elena, mi scusi, ti metti un attimo a pancia sopra, che facciamo vedere qual è la posizione più giusta. A volte tanti dicono, quando vai a casa, alza le gambe. Allora, le gambe, alcune fanno questo tipico errore, si mettono sulla poltrona, alzano le gambe, questo, così alzano le gambe. Mi tieni un attimo, Mattia? Alzare le gambe qui c'è una stenosi. Quindi il liquido arriva qui e qui si ferma. Alzare le gambe significa 10 centimetri l'altezza del cuore. Abbassare, mi tieni un attimo. Ecco, questa è l'altezza giusta, è sufficiente. Un quarto d'ora, a chi sta in piedi, lo raccomandiamo a Elena quando sta a fare la sua attività, ogni ora e mezzo, 10 minuti di questa posizione, aiuta moltissimo, senza fare delle peripezie, no? O mettere le gambe talmente alte che naturalmente non serve a niente, è controproducente addirittura. Ringraziamo la nostra bellissima Elena, la sfruttiamo sempre, e quindi è Giada per averci dato la possibilità di dare questi semplici ma importanti anche consigli nella prevenzione. Io invece ringrazio il dottor Gino Ferroni con la sua medicina estetica. Vi ricordo che il dottor Gino Ferroni lo trovate a Bastia Umbra in via Firenze numero 51, Perugia, telefono 075 816 08. Il centro estetico Progetto Immagine, oltre al solarium, lettino e doccia, è all'avanguardia per quanto riguarda trattamenti di manicure, pedicure, trattamenti viso, ricostruzione unghie, trucco sposa, depilazione temporanea e definitiva, e anche centro di dimagrimento. Il centro estetico Progetto Immagine si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze numero 51, telefono 075 80 11 351.